Schifo le verdure. Oh. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare degli integratori. Che integratori prendere per avere un bel fisico, che integratori prendere per dimagrire, che integratori prendere semplicemente per stare bene o perché prendere gli integratori, insomma. Allora, prima di tutto, non so se questo setup va bene oppure no, spero che riprenda bene. In ogni caso, gli integratori ovviamente, ragazzi, non sono necessari, non è qualcosa di necessario se si vuole avere un bel fisico, se si vuole essere in forma, eccetera. Però, come dice il nome, possono integrarsi a una dieta corretta, possono integrarsi a un modo di mangiare e di allenarsi corretto per aiutare dove ci sono delle mancanze. Ad esempio, se una persona è vegetariana o ad esempio se una persona ha un determinato tipo di dieta o non gli piacciono alcune cose e quindi ha una mancanza di un certo nutriente, può integrarlo tramite degli integratori, quindi in pillole, in polvere o in qualsiasi altro modo. Brand, che brand utilizzare? Ci sono miliardi di brand, adesso vi farò vedere quello che utilizzo io e che tipo di integratori utilizzare, come utilizzarli, quando utilizzarli. Allora, innanzitutto vi faccio vedere gli integratori che utilizzo io. Questi sono tutti gli integratori che praticamente io prendo. Sono del brand Be Perfect, come potete ben vedere. Ce ne sono tantissimi, ma diciamo che io ho iniziato con pochi e poi ho provato anche altri tipi di brand, ho provato altri tipi di aziende, ho provato certi tipi di integratori, certi tipi di sostanze, anche di tipi di proteine, eccetera. E alla fine diciamo che mi ha contattato questa azienda italiana, sono Made in Italy, e mi sono trovato bene a collaborare con loro. I loro integratori sono ottimi, ovviamente, mi sono piaciuti molto e quindi ho iniziato a avere una collaborazione con loro. Quindi di tutti gli integratori di cui vi parlerò, se volete in descrizione c'è anche un codice sconto se volete acquistarli o anche semplicemente vedere come sono. Se no, se invece avete il vostro brand o preferite qualcos'altro, non c'è nessun problema e linkerò giù in descrizione anche dei prodotti simili, sempre di una certa qualità, su Amazon anche di altri brand. Quindi iniziamo, vi faccio vedere il primo. Allora ho cambiato per la luce, qua dovrebbe essere meglio, quindi partiamo con i primi integratori. Secondo me i due integratori essenziali per tutti sono questi due qua: multivitaminico e omega 3. Quelli di Be Perfect si chiamano Pure Omega 3 e Multi Energy, vi ho detto ci sono anche altri brand, questo è quello in cui mi sono trovato meglio io. Perché multivitaminico? Multivitaminico, beh, a parte le 165 milioni di vitamine che sono quasi impossibili da integrare ogni giorno dal punto di vista alimentare, è sicuramente danno una mano con l'energia, quindi ci si sente più attivi durante il giorno, si dorme meglio, si vive meglio, l'umore aumenta e anche il sistema immunitario. Omega 3 aiuta sia per le funzioni cognitive, quindi anche del cervello, ti aiuta a stare meglio, aiuta un sacco anche per la pressione, quindi a livello cardiovascolare aiuta molto e in più due pillole al giorno, cosa succede? Aiutano anche un po' per la perdita del peso. Vi dirò anche inoltre alla fine del video, se volete skippare, se no insomma guardate tutto il video, quando prendo questi tipi di integratori qua. Quindi ogni quanto li prendo, quante pastiglie e perché. Quindi questi qua sono i primi due. Secondo tipo di integratore, quelli meno necessari, tra virgolette, però se si vuole perdere di peso sicuramente aiutano. La carnitina. Carnitina aiuta per le funzioni muscolari e a perdere peso. Drenante aiuta per andare in bagno un po' più spesso, pulirsi delle tossine che ci sono nel proprio corpo. E sono tutte cose naturali comunque, anche se si leggono dietro, sono betulla, spargo, tè verde, eccetera, eccetera. Sono tutte cose naturali, aiutano anche degli altri brand semplicemente a pulirsi l'intestino e quindi assimilare meglio poi successivamente tutto quello che si prende. Come il CLA, prendevo anche tempo fa il CLA, che è praticamente omega 6, dovrebbe essere. Se non sbaglio, e anche quello aiuta molto per la perdita del peso perché si assimilano meglio tutte le cose che si mangiano dopo aver preso il CLA. Invece, anche un termogenico. Questo si può prendere come non prendere, questi tre qua sono quelli non necessari, però secondo me possono aiutare molto. Termogenico, che cosa fa? Aumenta la velocità con cui si digerisce, aumenta l'energia che si consuma durante la giornata, quindi
quindi si aumenta un po' la temperatura corporea, quindi il metabolismo aumenta o aumenta un po' la pressione, quindi bisogna stare attenti anche su quello, perché la caffeina, taurina, caffè verde, eccetera, eccetera, betalanina, tutte cose che comunque aiutano sì a perdere peso, però bisogna anche stare attenti a non esagerare. Aiutano sicuramente a consumare più calorie durante il giorno, aumentare, diciamo, il metabolismo basale. Quindi questi qua sono quelli un po' meno necessari. Aggiungo anche così questa cosa qua che mi è arrivata da questo brand chiamato Goli, che sta andando di moda ultimamente, soprattutto negli Stati Uniti. Per chi non lo conoscesse, l'aceto di mele ha tantissimi benefici a livello salutare, aiuta per il sistema immunitario, aiuta per i capelli, aiuta per le unghie, anche l'omega 3 aiuta per queste cose qua. Però l'aceto di mele ha delle cose molto molto molto, aiutano tantissimo per qualsiasi cosa del corpo praticamente, a livello estetico, quindi anche unghie, capelli, eccetera, pelle e così via, però anche da un punto di vista di energia, da un punto di vista di sistema immunitario, è un po' un integratore che secondo me bisognerebbe prendere. Ma dato che l'aceto di mele fa schifo, cosa ha fatto questa azienda qua? Le ha rese abbastanza buone da mangiare in caramelle, quindi sono delle caramelle. Anche per questo, ragazzi, ho lo sconto, se volete andare in descrizione vi prendete lo sconto e anche questo. E invece per la gente atletica come me che vuole allenarsi, gli integratori necessari, niente necessario come vi ho detto, sono aminoacidi prima dell'allenamento, aiutano per recuperare più velocemente la rottura, perché quando ci si allena si rompe praticamente il muscolo per poi ricostruirlo, aiuta quindi il recupero dei muscoli e aiuta a costruire nuovi muscoli. Eccolo qua. Se si vuole, prima di allenamento, pre-workout. Un pre-workout semplicemente ti aiuta ad avere più energia durante il workout. C'è gente che anche usa la creatina come pre-workout, oppure basta mangiarsi anche una banana spesso, dà più energia in modo che durante l'allenamento si è più energici, si fa di più e quindi si cresce di più e si consumano più calorie. È anche buono da mangiare, tra virgolette, e anche questo non bisogna esagerare, soprattutto se si prendono già carnitina e termogenico, però sicuramente aiuta per le prestazioni un po' di più, se qualcuno vuole avere magari delle prestazioni un po' più atletiche, vuole fare un po' di più durante l'allenamento, spingere un po' di più per arrivare a un obiettivo, a un certo obiettivo, sicuramente anche un pre-workout può aiutare. E fondamentali, questo io lo consiglio sempre a tutti, non li ho di Be Perfect semplicemente perché li ho finiti e mi devono arrivare, allora intanto questo qua di My Protein ancora vecchio, sono le proteine. Proteine, ragazzi, le proteine sono importantissime perché sono la base della crescita muscolare. Quando si vuole far crescere il muscolo o si vuole dimagrire, le proteine sono necessarie. Anche se si è vegetariani o vegani, bisogna cercare di prendere proteine, bisogna cercare di assimilare proteine anche a livello vegetale. Perché? Perché le proteine costruiscono il muscolo e quindi costruendo il muscolo aumentano il metabolismo fa anche dimagrire, quindi si ottengono entrambe le cose semplicemente con le proteine, e in più evitano anche di perdere muscoli, quindi nel momento in cui si fa allenamento queste sono necessarie appena finito l'allenamento. Adesso vi spiego anche quando prendere questi integratori. Come bonus, per Marco Delia che ha un problema cronico con frutta e verdura, la frutta sto cercando di mangiarla ma io non riesco mai a mangiare la verdura, fin da quando ero piccolo appena vedo una verdura davanti a me mi si alza il battito cardiaco, inizio a sudare, sto malissimo, ho preso queste! Sono delle sono di bulk powders, sono praticamente un integratore di superfood, di come si chiamano, di verdure, quindi Complete Greens, hanno 10-15 verdure fondamentali superfood, quindi con un sacco di nutrienti, tutte triturate, tutte messe in questa polverina verde che ha un gusto schifosissimo, però insomma, per chi non mangia le verdure si può integrare, non è la stessa cosa però sicuramente può aiutare, almeno finché non si è abituati a mangiare le verdure. Quindi adesso vi spiego quando prendere questo integratore, quando li prendo, eccetera, eccetera. Premessa, l'avrei dovuto dire all'inizio del video, ma mi sono dimenticato. Se volete che gli integratori funzionino, ovviamente gli integratori non fanno miracoli, gli integratori aiutano. Bisogna avere una dieta eccellente,
Quindi se non si va da un dietista, da un dietologo, penso si dica in italiano, da un dietologo, cercare comunque di dividere bene i macronutrienti, quindi non mangiare troppi carboidrati, grassi o proteine, ma dividerli bene in modo adeguato, aumentare un po' di più le proteine se volete, bere tantissima acqua, almeno 2-3 litri al giorno d'acqua e fare allenamento. Non dico tutti i giorni, però tutti i giorni sarebbe meglio. Anche yoga o un'attività, tenersi in forma, rimanere attivi, quindi scegliere sempre la strada di essere attivi. E in quel modo gli integratori sicuramente danno una mano ancora di più. Ma non si possono sostituire, non si può sostituire uno stile di vita sano allenandosi, bevendo acqua, togliendo l'alcol, togliendo le sigarette, eccetera, se si prendono gli integratori. Gli integratori possono aiutare, ma sicuramente non sostituiscono. Quindi, quando prendo queste cose? Mattina, tre gruppi fondamentali. Mattina, appena alzato, faccio colazione. Dopo colazione, due pillole di omega 3, una pillola di multivitaminico, due pillole di termogenico. Bam! Omega 3, due pillole, multivitaminico, una pillola, due pillole di termogenico. E questo è il mio shot mattutino. E questi qua non li prendo più durante tutto il giorno. Quindi una volta al giorno questi integratori qua. Dopo pranzo. E dopo cena, quindi due volte al giorno, carnitina drenante. Ricordatevi che funzionano meglio gli integratori se il sistema digerente è già in funzione, quindi dopo mangiato. Ci sono alcuni integratori che vanno presi anche a stomaco vuoto, ma tutti quelli che ho io vanno presi a stomaco pieno. Quindi una pastiglia di carnitina dopo pranzo, una pastiglia di carnitina, cioè di drenante dopo pranzo, una pastiglia dopo cena, una pastiglia dopo cena. E questi qua poi non li prendo più. Prima di allenamento, pre-workout, un misurino e due pastiglie di aminoacidi. Il misurino dovrebbe essere 15 grammi, ma secondo me anche un po' meno, andrebbe bene. E due pastiglie di aminoacidi. Se si vuole, si può prendere gli aminoacidi anche dopo allenamento. E dopo allenamento, proteinone. Io direi 30 grammi, perché più di 30 grammi, quindi un misurino di solito, il corpo non riesce più a assimilarli. E io ci unisco anche un misurino di superfood di verdure, ma se non lo prendete non c'è nessun problema. E questo qua lo prendo per merenda, quando faccio merenda durante il giorno o di solito prima dell'allenamento insieme agli aminoacidi, ma possiamo, cioè, si può prendere quando si vuole, insomma. Ecco qua ragazzi, questo è il video, spero che vi sia piaciuto. Se avete domande, ovviamente ragazzi, io non sono un dietista, non sono dietologo, non sono un esperto su queste cose, semplicemente non sono nemmeno appassionato di fitness, sono appassionato di crescita personale, fare soldi, arrivare al successo come tutti i miei altri contenuti, però il fitness è necessario. Mente sana in corpo sano, giusto? Quindi nel momento in cui si ha un fisico decente, si ha un fisico che funziona, si è energici, si è attivi, tutto il resto funziona meglio. Quindi partire da un buon fisico sicuramente aiuta. Gli integratori non sono necessari, però aiutano sicuramente ad arrivare a un obiettivo. Se ce li si può permettere, perché no? Almeno anche partendo da un multivitaminico o da un omega 3. O magari dalle proteine dopo allenamento, tanta roba. Ah, le proteine entro 30 minuti in una finestra sarebbe meglio, quindi finito l'allenamento, entro quei 30 minuti prendere le proteine. Ecco qua ragazzi, questo è il video. Ci sono i link in descrizione di tutte queste cose di cui tutti questi prodotti giù in descrizione, se volete controllarli, c'è anche il mio codice sconto, dovrebbe essere Marco, e invece per Golì, quindi le caramelline Marco degli 97. Noi ci rivediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi!